Presidente, eccomi qua. Allora, il nostro voto ovviamente sarà favorevole perché, come ho detto nel mio intervento in discussione, questa è una delibera importantissima, cruciale per dare un impulso, dare il via libera ovviamente alla realizzazione di parchi che poi in definitiva, insomma, non sono parchi, ma saranno dei polmoni verdi, insomma, molto estesi. Come ho sottolineato, parliamo di 36 e ovviamente ettari, insomma, di verde, perciò insomma di una parte molto estesa ovviamente di Roma, che vedrà coinvolta la realizzazione, ecco, di parchi e di come dire, e di biodiversità, insomma, un ecosistema che finalmente si va a tutelare e si va a preservare. I cittadini attendono da 15 anni, perciò su questo ovviamente non si può attendere, e quello che però ci siamo prefissati è quello appunto di creare una cabina di regia, più che un tavolo tecnico, con la cittadinanza, con tutti i comitati attivi che sono sul territorio da tanti anni, lottando ovviamente sul parco della Serenissima, sul parco lineare Roma Est, insomma, perciò il nostro impegno sarà quello, insomma, di continuare, di iniziare soprattutto un lavoro all'interno delle commissioni competenti di coinvolgimento sui progetti, sulle realizzazioni che ovviamente andremo a fare su quel quadrante. Sul Parco della Serenissima, nello specifico, abbiamo già un progetto, ovviamente una base di progetto all'interno del Dipartimento Ambiente, cosa che ovviamente andremo poi a sviscerare, come appunto ho affermato, insomma, con i cittadini e con i comitati attivi. Perciò, ecco, sottolineo e di nuovo ovviamente confermo il voto favorevole della maggioranza e rinnovo appunto il ringraziamento all'assessore Calabrese, all'assessore Fiorini, anche all'assessore Meleo, appunto, per l'impegno che hanno ovviamente posto su questa attività e su questa delibera. Grazie, Presidente.